Lo vuoi freddo? No, non lo bevo, non è il problema. Ah, no, 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 fa. C'è un problema col caffè riscaldato, io mi viene l'ansia. Ci siamo dimenticati, adesso che ci facciamo col caffè? Io lo bevo scaldato, non sono psicopatico, sono un critico di merda. Infatti avevo fatto l'artista. Ok, sono normale, io e Carabetta siamo. No, Carabetta vuole fare l'artista, infatti è più come te, io sono quello normale tra noi tre. Pronti? Prego. Ma quindi non abbiamo nessun fuori onda con la nicchia? Cazzo, abbiamo parlato di cose troppo sensibili, no, di cose no, iper. Non le hai registrate? Okay. No, perché abbiamo sempre un pre in bianco e in nero. Vabbè, niente, allora partiamo così, che peccato. Pronti? 3, 2, oh, se Carabetta fa cose strane con le mani è perché le batterie finiscono, io mi devo fermare, quindi ci interrompiamo. No, ci interrompiamo, ma andrà tutto difilato. 3, 2, 1, vado? Oh, partiti. Allora, mentre stanno facendo dei lavori rumorosissimi, alla mia sinistra Susanna Nicchiarelli, bellissima, stupenda, in canottiera nera, molto nico, molto, molto rocker. È un'intervista a piedi nudi, siamo entrambi a piedi nudi, io li faccio vedere a favore di camera. Nicchiarelli si vergogna perché è una bellissima regista e anche attrice, quindi sta davanti e dietro la macchina da presa. In questo momento è impegnata anche a portare a termine una bellissima gravidanza. E quindi ti ringrazio Susanna per essere qui a fare questa intervista un po' folle, fuori dagli schemi e lunga. Soprattutto appunto nella condizione bellissima in cui ti trovi, quindi grazie. E dietro la macchina c'è Paolo Carabetta, non ci monterà Mirko D'Alessio e poi dopo ringrazierò anche chi ha reso possibile questa video intervista. Allora andremo un po' avanti e indietro, faremo un po' di viaggi. Partiamo da Nico, ti sei già un po' incupita, stavamo parlando, no, sto frizzellando, che sei. Perché dovete sapere che sono andata a prenderla a casa e tipo era un'ora che parlavamo e la Nicchiarelli era tutta su di giri. Appena è partito il Chuck, adesso sta facendo proprio la parte passiva col critico che rompe i coglioni. Allora, prima cosa, parleremo dei tre film da regista di Susanna, ma parleremo anche un po' delle sue ossessioni, del suo stile, del suo approccio. È una regista che io amo moltissimo, mi piacciono tutti i suoi film tantissimo, mi piace anche La scoperta dell'alba, che lei è stupita, che è il suo secondo film. Il primo film è stato Il cosmonauta, è stata una rivelazione. Susanna ha fatto un percorso anche piuttosto tradizionale, tradizione e innovazione, va, vediamo nella strada della Nicchiarelli queste cose in che dialettica entrano, perché è una diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la scuola più importante d'Italia per svezzare i nuovi registi del domani e sta facendo un percorso molto bello. Sono passati, Susanna, 8 anni, ridendo e scherzando, di lungometraggi. Per voi che siete degli artisti è sempre molto anche spaventoso pensare a questo. Noi purtroppo, noi critici, ci siamo abituati perché vi sezioniamo le vostre carriere, siamo delle bestie, delle merde, lo sai. Però ti voglio chiedere, la prima domanda è, adesso con Nico 88, boom, vittoria ad Orizzonti, 4 Davide Donatello. Orizzonti è una sezione parallela al concorso, competitiva anch'essa, della Mostra del Cinema di Venezia. Questa donna meravigliosa, Ale, la seconda regista italiana in 2 anni di seguito a portare a casa miglior film dopo Federica Di Giacomo con Librami. Susanna vince con Nico 88, un film dove si poteva schiantare, ed è per questo che io lo amo ancora di più Nico 88, te potevi far veramente male, sì. Potevi far veramente il botto. E l'hai fatto dopo un tuo secondo film dove in un certo senso avevi fatto il botto. E quindi ancora più chapeau per il coraggio / incoscienza. Parleremo di Nico 88, è un film dove c'è molta musica perché parla di un anno della vita di Nico molto particolare. Però io ti voglio fare una domanda, visto che la musica c'è in tutti i tuoi film e mi piace da morire come così la musica, da morire, io e te siamo della stessa generazione, quasi dello stesso anno, ti voglio chiedere, mi dici le botte musicali che tu hai avuto da ragazzina? Perché quello che amo molto dei tuoi film
e che tu capisci benissimo e che fai come altri grandi hanno fatto in passato, da Martin Scorsese a Dennis Hopper, Peter Fonda, Easy Rider, Nanni Moretti. Inserire la musica pop nelle nostre vite e metterla in relazione alle immagini che noi vediamo e alle vite dei personaggi. Poi tu sei una che fa storia, che tu sei una fissata con i film d'ambientazione storica. Cioè hai fatto 3 lungometraggi, amica mia, tutti e 3 lungometraggi hanno a che fare con epoche, con altre epoche. O sono tutti in un'altra epoca o c'è una relazione tra il passato e il presente. Quindi andiamo nella storia di Susanna. Voglio sapere queste delle fiammate musicali che tu ascoltavi, delle canzoni che per te hanno significato qualcosa in relazione a momenti della tua vita, perché c'è in tutti i tuoi film. In tutti i tuoi film parte una musica collegata a una scena che io adoro, per esempio, mi fa andare fuori di testa, un film che io adoro, che è La scoperta dell'alba. Sì. È Video Kill the Radio Star. Trevor Horn che canta all'interno di uno schermo, ripreso da Russell Mulcahy, poi parleremo, no, di quella stagione indimenticabile, anche dei video che hanno cambiato, sì. Era quello. E queste bambine che nel momento in cui esplode questa canzone vedono degli strani uomini che sono entrati a casa, la madre che parla e poi nel frattempo c'è l'esplosione della canzone dei Buggles. Mi dici quali sono, se ci sono stati dei momenti così nella tua vita? Beh, sicuramente Video Kill the Radio Star è stato un momento così, perché è stato il primo video e che ho visto in televisione, e vabbè, te lo ricordi, cioè uno lo guardava e diceva: ma cos'è? È un film? Oppure all'inizio i primi video erano una cosa stranissima, si guardavano, passavano in televisione, non si capiva bene, era l'81, io avevo 6 anni, e anche Thriller fu così. Thriller, te lo ricordi? Come no, è del mio regista preferito, e Thriller pure fu così, perché poi tra l'altro Thriller era stranissimo, perché parlavano, certo. All'inizio andavano al cinema, poi uscivano, poi lui gli regalava l'anello, poi lui aveva gli occhi gialli, cioè era proprio un film, e c'era il sonoro prima, dopo, durante, e sicuramente la musica io l'ho scoperta e l'ho amata attraverso i video. Quindi attraverso sempre anche l'immagine, perché ho sempre avuto bisogno, questa cosa me la ricordo fin da piccola, di se c'era una canzone che mi piaceva, di chiudere gli occhi e immaginarmi delle storie, sempre. Cioè non è che io non conosco l'ascolto della musica in quanto tale, infatti ai concerti anche dei gruppi che mi piacciono io mi annoio un po' perché li vedo suonare, però invece guarderei i video all'infinito, oppure me ne sto a casa con gli occhi chiusi, ascolto la canzone e mi immagino delle storie, tipo che ne so, mi immagino con quella certa canzone d'amore, mi immagino che me la canta mio marito, perché c'è così ancora adesso, ed era così tantissimo da piccola, nel senso che magari mi immaginavo quello che mi piaceva, che poi arrivava, proprio dei video, cioè monto dei video in testa, esattamente come quei primi video che sono stati il mio primo approccio alla musica, anche The Wall è del 79-80 e passava molto in televisione quando ero molto piccola, e appunto i bambini che cadono nel tritacarne, quei cartoni, e pure quello mi aveva colpito tantissimo. E quindi è stato essenzialmente una musica per immagini quella che mi ha... Poi c'è stata la componente del musical. Io amo moltissimo il musical, soprattutto di quegli anni lì, ma in un modo quasi religioso. Cioè io Grease l'ho visto, non lo so, migliaia di volte, ma non lo dico per esagerare. E infatti il Cosmonauta... quando abbiamo cominciato a preparare Cosmonauta, la prima cosa che ho fatto è che ho fatto vedere Grease a tutti, perché l'idea era: facciamo Grease sui comunisti. Cioè non sono una che poi non abbia elaborato invece poi una critica a quella cultura nella quale sono cresciuta, ovviamente. Poi andavo a scuola americana, quindi capivo perfettamente le parole, i testi delle canzoni, quindi la parola
era importante tanto quanto l'immagine. Per esempio, mi ricordo le mie amiche che andavano a scuola italiana, magari cantavano le canzoni facendo Reservoir, così, no? E invece io sapevo cosa dicevano quelle canzoni perché studiavo l'inglese. E quindi il rapporto tra la parola e l'immagine era fondamentale. E questo è stato, appunto, Grease l'ho visto migliaia di volte, Hair di Milos Forman, è un film che conosco, potrei citare proprio le scene. Tra l'altro poi il tipo di musical che io preferisco, eccezione fatta per Jesus Christ Superstar, che è un film straordinario, però Jesus Christ Superstar è un'opera rock, non c'è dialogo. E invece il tipo di musical che io preferisco, che mi godo di più, è proprio quello che uno, che siamo qui, che parliamo, e poi a un certo punto uno si alza e comincia a cantare, a ballare. E, infatti vedo questa cosa che fa, la fa mia figlia adesso, cioè mia figlia, ogni tanto io e lei facciamo il musical, tipo vieni qui bambina mia, mamma tu, così, in inglese e in italiano. E, perché è un, non lo so, è una dimensione della vita che poi io mi sono portata appresso moltissimo nel momento in cui ho cominciato a fare cinema. Io però ho cominciato a fare cinema dopo tutta una serie di altre esperienze. Avevo studiato in Francia, mi ricordo che in Francia ho scoperto Pasolini, ho scoperto Truffaut, cioè ho scoperto un cinema... Fellini, sai, perché poi in Francia c'è questo fatto, ancora adesso, quando io stavo lì a studiare c'erano tutti i cinema del quartiere latino che facevano i vecchi film, no? Per cui tu potevi andare, ti vedevi Easy Rider in pellicola, oppure ti vedevi... E io ho scoperto appunto tutto un cinema alternativo, diverso a quello più mainstream con cui ero cresciuta, che poi era quello americano fondamentalmente. E anche il cinema italiano comunque negli anni 90 è stata una cosa che ho scoperto piano piano, in un momento in cui poi sembrava appunto per la nostra generazione che l'Italia stesse per cambiare. Allora c'erano questi film, i film che ne so, Morte di un matematico napoletano, i film di Marto, cioè me li ricordo anche queste esperienze come delle esperienze molto belle. Il muro di gomma, me lo ricordo come un film che avevo amato moltissimo. E poi... ho scoperto in Francia tutto questo cinema, insomma, appunto più d'autore, più particolare, insomma, Godard, eccetera. E poi sono arrivata a fare cinema con questo doppio bagaglio. Da una parte questa cosa del rapporto tra immagine e musica, che era qualcosa che io avevo proprio dentro, e dall'altra però la componente riflessiva del cinema, cioè la componente... nella quale io credo moltissimo, del film irrisolto, del film aperto, del film che poi tu esci e ne continui a parlare perché poi non sai esattamente cosa ti ha detto. In realtà quello che ti ha detto è proprio invece l'averti posto dei problemi, l'aver squarciato qualcosa, no? Un'apertura, mentre il film americano tradizionale, no? È chiuso, è rassicurante, e invece il cinema europeo è un cinema che ti apre dei varchi, che non chiude, no? E quindi ti destabilizza. Appunto, mi ricordo il primo film che ho visto di Pasolini, è stato Teorema. Me lo ricordo come un'esperienza. Poi mi ricordo Pierrot Le Fou di Godard, sempre visto nel quartiere latino. Cioè, esperienze che tu poi esci e dici, ma che ho visto? E questa cosa qua per me è molto importante mantenerla, e quella è la tradizione nella quale io mi vorrei... cioè ho la pretesa anche un po' presuntuosa di inserirmi, piuttosto che quella americana, che invece in quanto europea alla fine è una cultura che non mi appartiene, perché noi siamo molto più tristi, molto più... abbiamo questo peso della storia, no? Tu hai questo peso della storia? Vabbè, tutti, cioè, noi gli europei rispetto agli americani. Perché la storia è importante per te? Beh, perché comunque io credo che... almeno nella mia infanzia la storia è stata molto decisiva anche dal punto di vista personale, insomma, una serie di... cioè noi comunque siamo cresciuti che finiva l'epoca delle Brigate Rosse, però in realtà gli attentati sono continuati per un po', per i primi anni 80, per cui le immagini che passavano in televisione, ma poi anche, che ne so, Vermicino, no? Cioè, avevamo una televisione che ci
ci raccontava e ci presentava la storia, però appunto per Micino era un episodio di cronaca. In realtà ci sono stati tanti episodi storici, tra cui per esempio, ti ricordi, la paura della guerra nucleare. Certo. E quindi The Day After, quando è uscito The Day After, il film sulla guerra atomica, allora tutti dicevamo perché saremo così, ci cadranno i capelli così. E sembrava una cosa possibile, era nell'orizzonte delle possibilità, fino a un certo punto è stata nell'orizzonte delle possibilità. Ed era una paura dei bambini, cioè almeno per me la guerra nucleare era una paura come poteva essere, assolutamente, come per i bambini di oggi può essere, non lo so, che paure hanno i bambini di oggi, boh. Però la guerra nucleare rientrava tranquillamente in una delle cose possibili che potevano succedere, così come l'attentato terroristico. Poi noi abbiamo avuto degli attentati terribili. Per esempio quello appunto a Fiumicino. A Fiumicino, stavo pensando. Sì, degli eventi che poi a me anche indirettamente per vari motivi mi hanno anche toccato personalmente. E a quel punto questi attentati qui, cioè la gente che entrava e sparava, che in realtà è una cosa che si è riverificata adesso dopo la Francia. Però in realtà negli anni 80 si verificava. Accadeva. Cioè la gente che entrava e sparava sulla folla non è una novità per me. Era certo. Esattamente nell'ordine. A Fiumicino accadde proprio questo. A Fiumicino accadde esattamente. Una strage, una vera e propria strage. Però a parte questo, questa dimensione qua della storia a me mi ha formato il carattere in un modo. Purtroppo, cioè, mi ha reso una persona molto. Non lo so come sarei stata senza tutte queste cose, però a me mi ha reso una persona molto, molto ansiosa, molto, molto che quando poi non vedo le persone per un po' potrebbero morire, no? Cioè, no, non so se. Come se tutto fosse appeso a un filo, ecco, e vivo costantemente con questa sensazione. E quindi la storia ci aiuta a capire. La storia con la S maiuscola ti nevrotizza, cioè ti entra dentro, ti mette delle paure, ti mette delle ansie, e ti cambia il modo di vedere il mondo. E io questa la trovo una cosa interessantissima, perché facciamo parte di. Appunto, No Man's an Island, cioè facciamo parte di uno spirito collettivo, cioè è la prova che non siamo soli, che non siamo isolati, perché poi questo è molto interessante. È molto interessante però il procedimento che tu fai mentre tu parli. Io, che purtroppo sono un critico, mi masturbo intellettualmente, perché sto pensando poi a come queste cose tue sono cambiate anche un po' nel corso di tre film, no? Cioè c'è sempre un contesto storico nei primi due, nel primo fortissimo, perché è il 57-58, perché ci sono delle elezioni politiche molto importanti. Oh, Susa, oggi vi stiamo parlando della dimensione di venerdì, alle 4 c'è un governo. Hanno fatto il governo, sì. C'è il giuramento alle 16 di oggi, quindi siamo nella storia. Non so se con la S maiuscola, ma siamo nella storia anche in questo momento. La S maiuscola ce l'ha sempre. Ok. Anche se cioè, c'hai ragione. E allora? C'hai ragione. E tra 30 anni è storia con la S maiuscola, quindi lo è anche adesso. Esatto. In Cosmonauta c'è questo contesto storico fortissimo. Lei fa vedere Khrushchev, fa vedere immagini di repertorio, perché se fai film d'ambientazione storica, Nicchiarelli poi lo fa anche con Nico, ma in un'altra chiave, adesso ci arriviamo. Qua sei più telegiornale, qua sei più perché in Nico è molto interessante come tutto questo sia vissuto in una chiave più privata, secondo me. Beh, ma è sempre in una chiave privata, anche però su Cosmonauta sei più di stabilizzazione. Allora, di Cosmonauta, a me la cosa che è il motivo per cui ho voluto fare Cosmonauta, io poi verso i 17 anni, cioè io ho fatto un percorso molto borghese Roma Nord fino a una certa età. Spieghiamo che vuol dire ai non borghesi, non di Roma Nord, che ci stanno vedendo. Beh, diciamo, i romani capiscono anche se non sono di Roma Nord, cioè significa comunque un contesto borghese, cioè un po' fascio, come si può definire, un po'.
dove le ragazze poi erano tutte bellissime, i ragazzi tutti un po' fasci. Sì, cioè un sistema, beh, innanzitutto un ambiente molto privilegiato sicuramente, che però a me mi ha, anche quello mi ha, infatti il grosso trauma della mia vita, proprio quello con la T maiuscola, è che io dopo la scuola americana, che comunque la scuola americana quando l'ho fatta io non era come adesso, io l'ho fatta perché mia madre insegnava italiano in una scuola americana ed era, in realtà c'erano pochissimi italiani, eravamo 3-4 italiane per classe, poi le altre erano tutte americane e noi italiane eravamo delle sfigate, cioè, perché appunto essere italiani già per definizione era uno sfigato. Negli anni 80 e loro avevano questi quaderni con gli unicorni che da noi invece non si trovavano, c'era solo Calimero, capito? E praticamente avevano gli sticker che in Italia non esistevano, cioè loro in America tornavano con questi sticker. E non mi scorderò mai quando Reagan bombardò Tripoli, no? Gheddafi. E la nostra, una di classe nostra, che era figlia di un diplomatico, perché poi erano quasi tutti figli di diplomatico, ci lesse in classe il discorso di Reagan. Cioè io ero proprio nel pieno dell'era. E da lì, però avevo un fratello, che però appunto aveva 12 anni più di me e che invece era completamente diverso, cioè lui andava a scuola pubblica italiana, era comunista, andava in giro con la tolfa, con il con la sciarpa dell'intifada. Sì, no, comunista in maniera molto intelligente, cioè non è mai stato un estremista. Ah, non ce l'aveva la sciarpa dell'intifada. Che, no, era un simbolo degli anni 80, sì, stavo dicendo. Ah, no, ma la Gheddafi però è un po' successiva, secondo me. Lui era, forse ce l'aveva, sai, non lo so. Però, però era un proprio fondamentale. Non era poi un cliché, cioè era ma non mi permettere il male, stavo scherzando. Però questo contrasto tra questo mondo nel quale crescevo e c'avevo lui dall'altra parte, e non venivo da una famiglia particolarmente di sinistra, però avevo lui. E quando praticamente io ho fatto lui che faceva feroci litigate con mio padre, che invece era di destra, insomma, di destra. E praticamente quando ho finito la scuola americana, i miei genitori hanno avuto questa bella idea di mandarmi a scuola privata di preti italiana, invece di mandarmi a scuola pubblica, perché la scuola pubblica di zona era particolarmente incasinata. Ma è noiosa questa cosa, forse non è. A me piace molto. È attualissima. E io a scuola di preti ho vissuto gli anni peggiori della mia vita, proprio è stato terribile, terribile. E ho fatto un lavoro qualche anno fa di rilettura dei miei diari di allora, e cioè io sono andata fuori di testa, nel senso che ho preso una vena paranoica perché mi prendevano in giro. Intanto io sono arrivata e mi sono posta subito che volevo fare un po' la comunista, quella diversa, in un contesto dove, cioè, ti asfaltano se tu provi. Poi io andavo bene a scuola, nessuna ragazza andava bene a scuola, cioè era proprio una cosa, me le dicevano di tutti i colori. Non mi vestivo, perché avendo fatto la scuola americana con la divisa non sapevo cos'erano le marche, mi ricordo le Tod's, le cose, ci ho messo 2 anni a capire sta cosa, e ormai, perché a un certo punto mi sono messa a cominciare a mettere le marche, ma ormai era troppo tardi, ormai ero sono altre marche, esatto, per cui, e quindi ho avuto questa vita terribile lì, terribile, terribile, dove l'unica cosa che mi salvava, infatti sono stati gli unici anni di fede religiosa della mia vita, era un gruppo religioso che si andava con la chitarra e si cantava. Disperazione, ma disperazione totale. Guarda, erano le uniche persone carine che tra l'altro venivano a scuola in tuta, per cui io mi sono molto identificata. E poi cosa è successo? Che a un certo punto ho trovato la forza di ribellarmi ai miei genitori, io mi sono imposto, sono andata a scuola pubblica, sono entrata in una sezione del PDS, quella di Ponte Milvio, di casa era già diventato PDS nel frattempo, e io stavo, cioè, a proposito, sì. Cioè, io PDS dopo PC,
sono cresciuta con nel mio condominio, abitava la famiglia Berlinguer, quindi comunque conoscevo loro, cioè avevo comunque una fascinazione per quella cultura lì, che era tutto l'opposto della mia. Bello, bello. E sì, quindi quando sono arrivata lì, sono arrivata in questa sezione, mi ricordo, e mi davano, mi hanno accolto. Cioè io ero terrorizzata che mi dicessero, ma che fai, sei stata a Villa Flaminia, ma chi sei? Invece non aveva nessuna importanza. Questo è bello. E poi c'erano i vecchi che parlavano coi giovani e tutti si davano del tu, e si parlava di politica, c'erano i libri, ti potevi prendere in prestito, Gramsci, ti prendevi in prestito. Io poi abbiamo fatto un gruppo d'ascolto per gli immigrati, andavamo a dare i volantini al semaforo. A me mi è sembrato, non ho mai preso la tessera, mai nella mia vita, tessera di nessun partito, però lì mi è sembrato di rinascere e in qualche modo... Quanti anni avevi? 17. E lì ho avuto l'impressione... Cioè, è stato interessante perché io sono entrata in un mondo che stava finendo. Eh sì. Perché c'era stata... Sì, vabbè, PDS è diventato PDS, si era già diviso da Rifondazione, già era una coda di una realtà che poi pochi anni dopo è cambiata completamente. Però l'accesso a questa cultura, anche a questo modo di essere, no? Questo fatto di essere dalla parte, no? degli ultimi, di questo, insomma, il discorso proprio comunista, ecco, mi ha affascinato e mi ha liberato da tutto questo carico che mi portava invece di... E ovviamente però appunto il muro di Berlino era caduto 3 anni prima, il mondo stava cambiando completamente, però ho fatto in tempo a vedere quella realtà lì, tant'è vero che Cosmonauta si basa su un'intervista lunghissima che ho fatto con quello che era allora il segretario della sezione del PDS di Ponte Milvio, che si chiama Sergio Lauricella, un professore, una persona molto in gamba, e lui mi aveva raccontato tutto di com'era negli anni 60, com'era in un momento in cui stavano vincendo, perché di fatto i russi avevano mandato, no, il primo cane, la prima persona, la prima donna nello spazio, e gli americani stavano a guardare, perché questa è la realtà, quella primissima fase. Perché ridete? Perché Carabetta, ma ridiamo perché la tua storia è veramente comica. Però che sto attaccando la pippa, dice. Ma assolutamente no, se io pendo dalle tue labbra. Ridiamo perché Carabetta mi sta facendo i segni che ti avevo detto delle batterie. Ah. Quindi fra poco finirà. E la prima. E Cosmonauta invece inizia proprio dalle parole di Susanna, che adesso capiamo ancora di più, perché è la storia bellissima della meravigliosa Luciana che entra dentro la sezione dopo questo passato molto interessante e misto e meticcio, entra in questa sezione dove viene accolta. Cosmonauta è la storia di Luciana che è fantastica, perché è bellissima, ma c'è qualcuna che è più bella di lei, infatti quando prima parla, secondo lei, dal suo punto di vista, perché appunto, vedi, qua entriamo nel discorso delle sessualità, tu sei anche una regista bravissima, secondo me, sul raccontare la sessualità dei due personaggi femminili. Qua ci abbiamo Luciana, Caterina e Barbara e la signora Krista Paffgen in Arte Nico, sono le quattro protagoniste secondo me. Poi ci sono, Susanna è brava anche con tutti gli altri, ci sono, io amo tutti i personaggi dei due film, e in Nico ce ne sono meravigliosi, però io mi voglio concentrare su loro. Sono quattro donne toste, sono quattro donne che sanno anche essere scorbutiche, ed è bello vedere una regista che ce le fa vedere, esattamente come vediamo registi maschi che ci fanno vedere personaggi scorbutici. Quindi è tutta una questione di gerarchie anche all'interno di chi fa cinema, delle cose che noi vediamo, no? Quando lo fate voi, quando lo facciamo noi. E il discorso legato a Luciana è che Luciana si accorgerà che all'interno della sezione siamo compagni e compagne, ma se una compagna propone una petizione, la petizione passa a nome del compagno. Infatti c'è un personaggio interpretato da chi? Da Susanna Nicchiarelli in Cosmonauta, che dice a Luciana: per noi è più difficile, quindi compagni, compagne, ma c'è qualcuno che è più compagno di altri,
Questo discorso c'è anche, secondo me, nella Scoperta dell'Alba. C'è un mondo maschile che ancora è in charge, collegato alla figura del padre, dei due padri, del padre naturale e del padre accademico. Ci sono i maschi anche, c'è un mondo di maschi e ci sono due donne. Il professore, ma anche carpentieri, il professore. Esatto, il papà accademico e carpentieri. No, è un mondo di anziani. Sì, ma il potere... questo è, sì, certo. Il potere ce l'abbiamo noi in questi due film. E la svolta arriva con Nico 88, perché tu chiudendo... Perché poi Nico 88 secondo me è molto interessante dentro la tua filmografia? Perché è la prima volta che noi non vediamo la storia attraverso una sorta di oggettività che tu anche ci fai. Mm-hmm. Cioè, qua ci fai vedere Khrushchev... c'è l'idea che c'è un mondo, una storia attorno a quella dei personaggi. In Nico, e questo l'ho amato moltissimo, io mi sono messo a ristudiare un po' la storia, a ricordarmi, no, di quella, attraverso Krista, cioè tutto attraverso il personaggio protagonista. Questo è molto affascinante, Susanna, perché è come se tu avessi fatto anche un po' pace con questa tua, tu la chiami paranoia, secondo me è un tuo interesse per la storia, molto bello anche per ricordare che cosa succede a dei personaggi, però l'hanno fatto tanti registi, anche i nostri eroi, Ettore Scola, penso, no? A come i nostri, facevano i partigiani, i tre amici. Uno dei miei film preferiti c'erano tanto amati. Perché... E comincia Virato in Seppia e facevano i partigiani. Comincia con la Resistenza. Anche me. Bianco e nero, sì. Ricordo. E Seppia quando vedi. Gassman alla fine del film si ricorda e dice dovevo morire e ha un ricordo finto nel quale lui muore da partigiano. E quello è Seppia? E lì è Seppia. Ah, vedi come io l'ho... Fantastico. Bisogna vedere il film tipo un milione di volte per accorgersene forse. Però... Arriviamo al nostro privato attraverso questi fatti enormi dove questi tre erano una cosa sola, ok? Poi diventano tante cose diverse. Il punto è, cioè, il parallelo con C'erano tanti amati è bello anche perché appunto non è tanto la storia in quanto tale, ma l'idea della storia, cioè il modo in cui l'idea, l'immagine della storia è... Ti diventa uno di quei bagagli che tu ti porti appresso e che ti cambia la vita, ti cambia il modo di vedere le cose. Cioè, io ho lavorato sempre con degli immaginari, mai con una storia reale. Tant'è vero che, per esempio, appunto, in Cosmonauta ho usato i materiali di repertorio, nella Scoperta dell'Alba ho usato i video, no? Nella televisione, il video. E in questo qua, in Nico... Io ho raccontato la storia della Factory attraverso materiali d'archivio e che però sembra proprio che però un ricordo, sì, perché sono i materiali perché d'archivio perché Mecas faceva Mecas, cioè è la Factory al cubo, no? La Factory che raccontava se stessa. Che bello che Mecas, però è bellissimo come lei le utilizza, perché vedi perché è bellissimo Nico 88. Adesso è un po' folle la video intervista e poi dovete aver visto i film, perché questi flash sono dei flash che ha Krista nella sua testa. Perché appunto tu... quello che ti dico io è sì, che sono come dei ricordi. A me è un film che a me è piaciuto moltissimo, proprio molto, è Buongiorno Notte di Bellocchio, e quando la brigatista Chiara ricorda il funerale di Lenin, la panchina dove Lenin stava seduto prima di morire, sono immagini d'archivio, però sono i suoi ricordi, perché poi alla fine queste immagini diventano parte di noi, no? Queste immagini d'archivio che sono dei ricordi collettivi in realtà appartengono poi alle persone. Paradossalmente vanno a sostituire il ricordo vero e proprio. Quante volte tu non sai se un tuo ricordo d'infanzia è perché hai visto la foto e quindi diciamo in qualche modo hai costruito un evento intorno a quella foto o effettivamente te lo ricordi? Perché i nostri ricordi ormai sono strutturati attraverso queste immagini ed è molto bello come il cinema possa... riprodurre questo meccanismo. Per esempio Nico raccontava sempre che lei aveva visto Berlino bruciare da Lubenau, che stava dai nonni, no? Che è la prima immagine del mio film.
Ma non si può vedere, per quanto Berlino fosse fuoco e fiamme, cioè non è possibile, perché Lubano è tipo a più di 100 km da Berlino. Sono a volte sono delle immagini mentali, a volte sono delle proiezioni, a volte sono cose che hai visto e poi pensi che siano, però non ha più importanza. E io quello che ho cercato di fare, in particolare sia con il primo che con quest'ultimo film, è proprio lavorare sull'immaginario del passato, capito? E quindi quando, ma anche con La scoperta dell'alba, quando ricostruivamo l'università negli anni 70, no? Allora ci metti tutti i cliché, oppure nella scoperta dell'alba c'è un momento che le bambine vanno a pattinare con il papà e attraversano un piazzale e ci sono quelli che ballano a breakdance, quella con la cosa così di Blade Runner, i punk. Che meraviglia, quella è stupenda, basta, ti devo interrompere perché quella sono andato fuori di testa, c'è una bambina con i pattini che è il personaggio di Susanna, che è Barbara piccola, che lì lei, vedi, è la fissa dell'Anchiarelli per il rock, perché poi Barbara sarebbe diventata la manager, io adoro poi, sconclusionatissima, del gruppo che poi Susanna recupera come attori per Nico 88, e lì tu vedi anche l'innamoramento di una bimba per un mondo che, nel quale poi entrerà come addetta ai lavori, la musica, li guarda, e c'è questa ragazza che si gira e il punk con la cresta, e la guardano, basta, scusami. Sì, nel senso che appunto, adoro quel momento. Però è anche assurdo che in quella piazza ci sono sia quelli che ballano la breakdance, cioè quella che fa l'hula hoop, cioè quello che fa, cioè c'è tutto quello che è l'immaginario di quegli anni, nel senso che poi non sono dei ricordi veri, sono dei ricordi fatti di un immaginario storico. Certo, ogni regista è preciso nelle cose che fa. Se tu non avessi riempito quel fotogramma di cliché visivi, non sarebbe stata realizzata la tua idea che mi stai dicendo adesso. Ma cioè... poi anche il murales di Cosmonauta, no? Cioè, su Cosmonauta, lo scenografo con cui lavoro sempre, che è una persona veramente in gamba, Alessandro Vannucci, ha avuto l'idea di dire facciamo una parete, perché io continuavo a rompere le scatole con Grease, con il musicarello, cioè l'immagine musical sui comunisti, e lui ha detto facciamo un murales nella sezione del trullo, insomma, aveva trovato questa immagine, poi noi la chiamavamo scherzando i Bee Gees, però appunto sono Marx, Lenin, modello Mount Rushmore, modello Mount Rushmore, esatto. In realtà non è assolutamente verosimile, cioè mai nessuna sezione, no, è molto pop, è una forzatura grossissima. Loro hanno le faccione di Marx, poi dopo parleremo di Marx perché tutto è collegato assurdamente nella filmografia di Susannona. Abbiamo Marx, Engels e Lenin con le faccione che ce l'hanno sulla parete, però sai che c'è, in un film a basso budget, io l'apprezzo pure il fatto che voi dovete essere pure un po' disperati da questo punto di vista, e ci avete avuto una bella idea, perché è fresca come cosa, è vivace, e in un film a basso budget, opera prima, ambientata in una sezione di un partito comunista, uno dice, oh mio Dio che palle, se andava dal pubblico, questa idea di Vannucci e te insieme, bella, perché... Chi se ne frega che non è vero? Anche io ci ho pensato che era ovviamente un'esasperazione, ma non mi ha dato per niente fastidio, perché comunque poi i discorsi sono belli, i dialoghi che tu fai, come li metti. Ma anche, che ne so, in quel film è tutto esasperato, cioè i capelli, no? Cioè, abbiamo avuto Massimo Gattabruzzi su quel film, che è un bravissimo acconciatore, i capelli delle ragazze sono molto più, cioè quel film ha tutta un'estetica. Ma Susanna, sopra tu parti, scusami, però tu parti, è ovvio, però tu sei molto onesta, perché tu parti con È la pioggia che va, cantata dai Virginiana Miller, peraltro una colonna sonora cosmonauta molto bella, io amo molto Virginiana Miller, e quindi allora questa è una regista che dice ti faccio una scena che sembra la fine del Laureato di Mike Nichols, ti faccio vedere una bambina che scappa e getta via, sembra un videoclip, no? Sembra Sid & Nancy, cioè getta via i suoi paramenti sacri con sotto e la pioggia che va, fatta dai Virginiana Miller. È chiaro che siamo, che è totalmente postmoderno, cioè che tu ci stai già dicendo. Poi a me piace moltissimo come tu monti la musica, questa è la mia fissazione. È anche molto il montatore, perché tu non segui il tempo. Cioè, quello che è, tu non fai un'associazione, beh, che bravi che siete, no, io lo amo molto, non associare il tempo della battuta
musicale con le immagini. Sì, a volte io ci provo a dirgli di metterlo a tempo di musica, ma no, non lo devi mettere a tempo. C'ha ragione lui. Sì, sì. C'ha ragione, è più elegante secondo me. Infatti io vado fuori di testa perché non è a tempo, per esempio, il momento che io adoro di Video Kill the Radio Stars dei Buggles dentro La scoperta dell'alba. Sì. Cioè, movimenti lenti dei personaggi. Guarda, Susaki, è più bello, eh? Sì, sì, no, ma poi quando fai il musical, perché lo farai, fammelo tutto a tempo, ci mancherebbe, facciamo la lente, ci mancherebbe altro. Cioè, anche Stefano, il montatore, che poi era il mio compagno al centro sperimentale, ha sempre montato tutte le mie cose. E anche Stefano ti dice... È un grande fan dei musical. Lui è uno che ha visto, appunto... Oddio, no, dai, quello della Singing in the Rain l'ha visto tipo un milione di volte, però appunto lui è estremamente consapevole, cioè quando lavora con la musica con me, cioè sa perfettamente cosa sta facendo. E il discorso è questo, è quello che facevo all'inizio, cioè quella è la cultura da cui veniamo, però naturalmente nei film io cerco di metterla in discussione, di spezzarla in qualche modo, cioè non voglio fare dei film... No, infatti questo sì. Ovviamente la musica a tempo è quanto di più rassicurante e di più conciliante si possa fare. Esatto, esatto. Così come io non ho messo in Cosmonauta le canzoni originali per questo motivo. Esatto. Perché? Perché c'è anche Cuore Matto, c'hai de, Cuore Matto è fatto dai Siki Tikis, che è un gruppo sardo. Con Max Casacci. In Cosmonauta io ho avuto Max Casacci che mi ha supervisionato la colonna sonora. Genio di Subsonica. Sì, sì, di Subsonica, degli Africa Unite prima. Africa Unite, Subsonica, Pilastro. E lui ha fatto, mi ha fatto conoscere Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, che erano appunto questo... gruppo, questo gruppo torinese di musica strumentale, che è un zoccolo durissimo di fan sfegatati, che però io non conoscevo in realtà, mi hanno fatti conoscere Max e sono andata ai loro concerti eccetera, e gli ho chiesto per Cosmonauta le loro musiche, che loro non hanno composto originale per il film, ma io ho usato le loro musiche. Poi per La scoperta dell'alba hanno fatto proprio una colonna sonora originale, poi anche per il mio documentario sul divorzio eccetera hanno fatto una colonna sonora originale molto bella, e poi per Nico abbiamo fatto le cover delle canzoni di Nico con loro, con delle code, delle piccole riprese di musica originale, e nei locali sono tutte musiche dei Gatto Ciliegia. Gatto Ciliegia, che nome orrendo. Contro il Grande Freddo, sì. Che nome orrendo. Tu di musica non hai mai capito, no, un cazzo. Sì. Che nome orrendo, dice Margherita Bui. E la Nicchiarelli, che interpreta Barbara. Perché... No, io gli dico. Sì, Caterina e Margherita Bui, che fa? Che nome orrendo poi sto cazzo. Perché la Nicchiarelli è così pazza e simpatica e divertente che usa il nome vero del gruppo, perché una cosa che io adoro della scoperta dell'alba è il segmento di Barbara, soprattutto la sua storia d'amore con il personaggio interpretato da Gabriele Spinelli, che io la trovo di una humor. Che aveva appena fatto il film di Gibi, che a me è piaciuto moltissimo. Protagonista, era già stato Gabriele protagonista dell'Ultimo Terrestre, e c'ha, io quei due, capito, avrei voluto vedere un film con quei due, perché la Nicchiarelli fa qualcosa ma di strano. Gabriele è un attore straordinario. Sì, però è divertente, Susanna, noi non vediamo mai molto cinema femminile in Italia, ed è divertente vedere una commedia sentimentale con una manager donna che in un certo senso destabilizza questo povero Cristo, sì, che suona, che è uno sfigato incredibile, lei se lo dimentica, è uno humor al contrario, capito? Per una volta siete voi che ci massacrate, ed è, ripeto, io lo trovo liberatorio da maschio spettatore, cioè lo trovo divertentissimo, nuovo, quindi brava, continua così, perché hai anche la Nicchiarelli, ha anche un grande senso dell'umorismo e è anche molto brava a recitare secondo me, ed è bravissima nel ruolo della sorella rocchettara di Caterina, che invece è un'accademica, e da qua appunto la sorella rocchettara, che era quella bambina con i pattini che vedeva i punk, che sta con il Gatto Ciliegia e che giustamente litiga anche con Margherita Bui sul nome del gruppo. Il Gatto Ciliegia è un nome orribile, tu di musica non hai mai capito un cazzo, dice Barbara a Caterina, dice Susanna a Margherita Bui.
Ti piace? Adesso sta vedendo la copertina di questo. No, me lo sto guardando perché non l'avevo ancora visto, cioè l'ho visto qua perché non me l'hanno ancora mandato a me. Senti, quanto sei stata folle a fare sta roba? Perché tu vedi un documentario, tu capisci una cosa importante, tu capisci che ci può essere una storia dietro l'icona molto più interessante, che soprattutto ci può essere una storia in controtendenza, vedi il controtempo quanto è importante, so, sa? In controtendenza con la leggenda di questi che muoiono certo, giovani. Chiaro, quella era l'idea. Ma sì, questo è il vero rock. Perché, adesso non mi esalto, cioè questo è un film sul rock and roll. Allora, 24 Hour, non sono tantissimi quelli veri, 24 Hour Party People, Star 80 di Bob Fosse, questo. Cioè, qua c'è il rock and roll, questo è il rock and roll. Il rock and roll è anche fottersene e mandare a fanculo la mitologia del rock and roll, perché questo ci hanno insegnato, questo è il rock and roll. Quindi, questa signora, che non ne può più di sentirsi sempre richiedere dai giornalisti dei Velvet Underground, di Andy Warhol, o di cose ancora più frivole, scopate, sex symbol, icona, Jim Morrison e anche altri. Questa signora che è diventata una cantautrice di tutto rispetto, dopo essere apparsa meravigliosamente in Dolce Vita di Fellini, essere apparsa poi altrettanto magicamente a New York ed entrare in quell'esperienza appunto della Factory, è diventata una cantautrice, è una tossica, e Susanna ce la fa vedere, e anche lì c'è uno humor sulla sembri Andrea Pazienza, per quanto sei divertente nel modo infatti, in cui ci fa vedere la tossica all'estero, e si chiama ed è Nico, e questo è il senso del film, e già questa è una cosa rock che tu fai, Nicchiarelli. Come cavolo ci sei arrivata? Non è facile. Ma io non credevo fosse una cosa così strana, nel senso che l'ho scritto subito dopo aver fatto Cosmonauta, ho scritto questo film, che poi però ho fatto il mio secondo film, perché all'inizio quello era un momento. Io l'avevo portato anche ai miei produttori di allora, però era un momento in cui ancora non aveva preso piede questa cosa delle coproduzioni europee, i film erano fatti, diciamo, era molto in Italia, con i soldi italiani, e girati in Italia con gli attori italiani, cioè non c'era ancora questa cosa qua, che invece dopo che ho fatto La scoperta dell'alba ha cominciato a prendere piede, cioè dei film appunto che erano anche delle coproduzioni che uscivano in più paesi eccetera, e io vedevo parla. Vai no parla e io vedevi... vedevo nella possibilità di fare nella storia di Nico ho visto la possibilità di fare un film di questo tipo, però quando l'ho scritto all'inizio pensavo, cioè non mi sono resa conto di non scrivere un film, di scrivere un film tanto strano, e per me era una storia europea, io mi sono sempre sentita europea, ho vissuto in giro per l'Europa, ho vissuto in Francia, e non sentivo la storia di Nico, era la storia di una tedesca che era stata famosa negli Stati Uniti, era tornata in Italia e faceva questo tour in però Europa. Sei una che è cresciuta a Roma Nord, sì, sei un po' folle a non capire quanto è innovativo essere europeo in questo contesto, no, però, così piccolo borghese che è anche il cinema italiano, cioè tu fai un film super europeo, io lo capisco quello che tu stai dicendo, però da un approccio, Susanna, no, molto innovativo. Però è la cosa che dici tu sul fatto che è veramente rock, sfatare il mito del rock, io sono d'accordissimo, cioè io trovo insopportabile qualunque mitologia, forse quella che mi dà fastidio più di tutti è la mitologia della giovinezza, no? Come periodo nel quale uno per forza allora deve essere... Perché era una delle cose che poi mi angosciavano quando ero a scuola di preti, appunto a Roma Nord, che soffrivo tantissimo, e poi dicevo, ma tutti dicono che questo dovrebbe essere il periodo più bello della mia vita. Io sto malissimo, ma che è questo, veramente? E poi allora che succede? E, no, mi ricordavo qualcosa. E questa cosa, infatti anche il modo in cui ho raccontato l'adolescenza in Cosmonauta, per esempio, no? Il modo in cui ho raccontato il sesso, le prime esperienze sessuali, che a volte invece nei film, quelli un po' più che idealizzano quell'età, a parte che usano dei diciottenni per fare gli adolescenti, che secondo me è sbagliato perché il corpo del quindicenne è completamente diverso, no? I quindicenni sono, cioè stanno prendendo forma, sei in quella fase in cui non sei ancora niente, sei una via di mezzo, sei mezzo bambino, mezzo adulto. Ma poi appunto fa la prima volta l'amore con la musica, invece sono
cioè lo sappiamo tutti che le prime esperienze sessuali sono squallidissime, comunque, almeno nel mio caso. E quindi e in Cosmonauta io ci tenevo a raccontare anche questo aspetto qua, cioè a levare tutta quella mitologia. E la cosa che mi ha affascinato subito di Nico, quando ho cominciato a studiarmi il personaggio, era il modo in cui lei sfatava la mitologia degli anni 60, la mitologia del rock, la mitologia della sua giovinezza, la mitologia della sua bellezza, perché lei in qualche modo si era liberata proprio liberandosi di questa bellezza. E questo ancora è pure collegato a un discorso autobiografico, perché io mi ricordo quando finalmente sono riuscita ad andare via da quella scuola di preti, dove io ce la mettevo tutta per inserirmi, per mettermi vestiti di marca, per essere, facevo una fatica enorme la mattina, mi ricordo mi mettevo sto fondotinta perché avevo i brufoli eccetera. Quando sono andata via e io ho smesso di truccarmi, e praticamente non mi trucco, mi trucco pochissimo, ho smesso di cercare di dal punto di vista proprio del vestire, di cercare di piacere agli altri, ma di cercare invece degli abiti nei quali io mi sentissi a mio agio. Cioè, ho avuto proprio una forma di ribellione rispetto a questo discorso dello sguardo degli altri. Naturalmente io non ero Nico, però io è molto bello il discorso, i discorsi che fa Nico sulla sua bellezza, perché appunto lei è stata la donna più bella del mondo, ma questa bellezza era un peso, ed era un peso perché innanzitutto era estremamente provvisoria. Cioè, la bellezza è una cosa che lo sai benissimo che durerà pochissimo, cioè la bellezza quella lì, quella dei 20 anni, no? Poi si è belli per tutta la vita, però quella dei 20 anni lo sai che è appesa a un filo, e se tu punti tutto su quello è un'angoscia. Poi lei per esempio parlava molto di questa cosa del mangiare, c'è una battuta nel film, no? Che lei dice dovevo stare sempre a dieta, a me mi piace mangiare, cioè sembra che la bellezza fosse una cosa che le impediva di vivere fino in fondo le esperienze e tutto. Infatti è bellissimo. E lei, e a me questa è la cosa che mi ha affascinato di questa donna, no? Per esempio appunto mi ricordo, leggevo di quando lei a un certo punto si è presentata, non so dove, a New York, e si era tinta i capelli. E lei che era un'icona bionda, lei si è tinta prima i capelli di rosso e poi di nero a un certo punto. E tutti dicevano, ma cosa hai fatto? E cosa ho fatto? Cioè, ho fatto quello che avevo voglia di fare. Vedi che è sempre un rapporto politico tra noi e voi? Tra perché chi poi controlla la gente, l'immagine di un'altra persona, esatto. E di solito siamo noi che controlliamo la vostra immagine. Sì, sì, beh. Fino sì. A che, sì, amica sì. Mia, tu che ami la storia, quando poi tra 100 anni voi sarete state presidenti di governi, società, come siamo stati noi in questi ultimi secoli, quindi è chiaro che si ragiona su questo. C'è un immaginario dominante che ancora è prettamente maschile, esatto. Anche nel raccontare il corpo femminile, questo lo vedi anche, cioè ne siamo vittime anche noi. Anche voi come regista, infatti è per questo che io amo te come regista, per come inquadri Trine Drinholm in questo film. È anche lei che si lascia inquadrare in questo modo, io penso che un'attrice della sua caratura, sì, che è Susanna Becca, è chiaro che, che tra voi c'è un accordo, siete due artiste che lavorano insieme, sì, lei era una che diceva non mi truccate, non è una seria, sì, che se va a fare sta cosa e capisce, sta matta quello che le dice, dove la vuole portare, sì. Ci siete andate tutte e due, amica mia, a 300 km orari. E questo, ripeto, è molto bello, Susanna, perché hai fatto un filmone, perché io penso che anche una regista donna potrebbe anche autosabotarsi, no? Per questo discorso di questa benedetta immagine, sì, che diamo anche di un film, anche di come riprendere. Invece avete beccato esattamente questo discorso. Io sono incinta, cioè io non resisto, devo andare al bar. Vai! Dopo la pausa, perché chissà quant'è che stava soffrendo, cioè tu, sì, tu mi fa, io sono incinta, no, quella la teniamo, quella, sì, anzi, io sono incinta, e quindi è andata, abbiamo fatto una piccola pausa, anzi grazie Susanna, ti stiamo torturando, fra poco ti lasciamo, però ti continuiamo a torturare, d'altronde tu sei una persona torturata, e Nico pure era così. Questa simpaticona
La prima cosa che dice quando arriva a Manchester, negli Stati Uniti, in Inghilterra, dice: ma che bella questa città, effettivamente mi ricorda la mia Berlino quando fu bombardata, che è subito una cosa subito carina da dire. Infatti ci sono questi qua, e lei c'ha questo humor, perché la Nicchiarelli, ripeto, è molto spiritosa. Nicola, un film ricco di humor. Ecco, questo volevo dire, che sì, nelle proiezioni all'estero, fuori dall'Italia, ridono come pazzi. Ma io ho riso come un pazzo, amico. Cioè, in Danimarca... Io rido come un pazzo. Ma io, sì, perché in Italia un pochino di meno, cioè ho l'impressione che in Italia è stata presa molto più sul lato drammatico. È questo perché siamo un paese romanorio, è molto piccolo, borghese e triste. Perché? Sì, perché lei... è amato molto, però... Sì, ma perché siamo cattolici, perché comunque dobbiamo stare lì a dare... In realtà questa signora è serissima e allo stesso tempo, ovviamente, è in grado di lei stessa anche fare humor... Poi è una tossica, lo dico con il massimo rispetto, cioè è una che sta sotto la dipendenza dell'eroina. Infatti la scena è un'eroina dipendente da eroina, la scena secondo me più bella. È la prima metà del film, poi. Io stavo dicendo l'intro. L'intro è: signora, questo è lo scaldabagno, benvenuta a Manchester. Ah, che bella Manchester, mi ricordo col vociore. Mi ricordo, poi non è che faceva grandi sorrisi, mi ricordo la mia Berlino con le macerie. Vedi questi inglesi. Va bene così, ok, allora questo è lo scaldabagno, bellissimo, ci sono questi due uomini, uno è il suo manager, altra figura che torna nel cinema della Nicchiarelli, io devo cominciare a fare, non io dici se abbiamo questo, Susanna, è un compito ingrato, comincio a fare la classificazione dei personaggi, delle maschere del tuo cinema, secondo manager, appunto nella scoperta dell'alba sei te, l'altra... signora, allora questo scaldabagno fa un po' di rumore ma funziona, ah ma tanto io la doccia non me la faccio. Fa Nico, vedi ancora questi inglesi che guardano, e poi li fa uscire di corsa, si ringata, si toglie lo stivalone, quanto mi piace il gesto del togliere lo stivalone, mi inquadri due o tre volte, mi fa impazzire. Nico, che è una pragmatica, è una signora pragmatica, andrà là, si deve fare la sua dose, e peraltro Susanna mi piace moltissimo come inquadra appunto le gambe di Trine, che appunto piene di lividi perché Nico sta andando lì a iniettarsi, e poi mi piace tantissimo come la fai mettere, lo trovo molto spiritoso, allora c'è tutto, io non so perché ne parlo sempre, c'è tutto un genere cinematografico che si chiama stoner movie, che emerge nella Hollywood di metà anni 70, Tarantino è un fan, Argentero cita lo stoner movie con il personaggio di James Franco di Strafumati dentro Hotel Gagarin. Gagarin è un nome molto dentro la vita di Susanna Nicchiarelli. Ma sì, non l'ho ancora visto, devo andarci. Ti verrà un colpo. È un po' figlio di Cosmonauta, ho pensato, e soprattutto c'è un momento molto Cosmonauta, ti verrà un colpo. Secondo me è un omaggio bellissimo che Simone Spada fa al Cosmonauta, ok. E poi Gagarin era, ovviamente Yuri Gagarin era presente. Cioè, che in cosa c'è? No, non te lo voglio dire, ti verrà un colpo quando lo vedrai. Cioè, addirittura un colpo? Secondo me sì, perché c'è proprio, diciamo che c'è una scena che spiega anche molto bene il titolo del film, che c'è infatti Gagarin, è una delle due parole, sì, Gagarin, vabbè, sì. Ok, e secondo me, per come ti ricordi, cioè, è una cosa molto Nicchiarelli, okay. È un, vabbè. Allora, la droga è anche un genere cinematografico, tutto è diventato un genere cinematografico, perché il cinema è un'arte vecchia, e sono state fatte tantissime cose e quindi Susanna fa vedere poi Nico che si fa d'eroina, fa così e poi c'è lo stoner movie, è tutto quel genere di cinematografico che riflette sulla dipendenza in chiave di commedia spesso e tutte le reazioni alle azioni del tossico e ha delle regole precise, diciamo che il segmento dell'overdose di Mia Wallace dentro Pulp Fiction è un omaggio di Tarantino allo stoner movie, il primo fantomatico film di Tarantino, la sua prima sceneggiatura, era uno stoner movie. Da stoner c'è la scena più bella, secondo me, siamo in Cecoslovacchia, ha ragione Susanna che questo è un film che parla dell'Europa e questo è un film che parla moltissimo dell'88, ma guardate che lo spettatore più che altri film di Susanna, dove la data viene più presentata allo spettatore, questa è il mio tormentone dall'inizio della video intervista, la storia viene più fuori, la dobbiamo costruire più noi, perché l'abbiamo vista molto attraverso, tantissimo attraverso Nico. Una scena stupenda, diciamo che c'è
Manchester, c'è l'Inghilterra, c'è Anzio, c'è l'Italia, c'è Cecoslovacchia, poi ci sarà Nettuno. C'è Nettuno, una scena in spiaggia bellissima, e in Cecoslovacchia c'è il massimo, secondo me. Nico sta a rota, come si dice in gergo, cioè sta come Mark Renton in Trainspotting quando appunto non si fa di eroina per un po', e è incazzatissima, chiede che ci sia l'eroina perché deve andarsi a esibire, e paradossalmente questa regista fa un momento di grandissimo cinema, perché la crisi d'astinenza di una tossica entra in connessione con la crisi d'astinenza di una generazione di cecoslovacchi, crisi d'astinenza di anche vedere personaggi internazionali, perché è bravissima Susanna, però vedete, quello che voglio dire, Susanna, è che lo dobbiamo un po' costruire noi, cioè lei chiede un impegno da parte dello spettatore, è molto elegante perché fa vedere adoro quel personaggio, fa vedere questo ragazzo che si è impegnato, che si è fatto il culo per organizzare il concerto di Nico in una Cecoslovacchia che è quella dell'88, dove addirittura lui non ha potuto avvertire, ma in chiave underground, quando c'era ancora l'underground, perché l'underground adesso non c'è sta più, quella era un'epoca in cui c'era ancora l'underground, quando era come se la realtà, no? È vero che c'era l'underground all'epoca, cioè c'era veramente un sottostrato sociale in cui si dovevano, coi pizzini e coi bisbigli, no? Non c'erano i social, non c'era internet. Capito, lì era... Era un regime. Nico arriva e quindi c'è l'astinenza di questi cecoslovacchi giovani che non sanno che cazzo sta succedendo. Se vedono questa che arriva, che è incazzata nera, che è distrutta, e farà la performance più bella di tutte quelle che Susanna fa vedere nel film. Quello è il colpo di maestro della Vecchiarelli. Nico anche a un certo punto se ne accorge, e questo è paradossale, perché Nico è infogliata a un certo punto, e questo è chapeau, basta. Questo mio delirio è per dirti, è una scena meravigliosa, dove... È basata su un episodio reale, insomma, nel senso che io ho intervistato la persona che poi viene interpretata da quell'attore, che è Miloš Kuric, che è un manager di cecoslovacco che organizzava questi concerti, e lui stesso mi diceva, adesso che c'è WhatsApp, che ci sono messaggi eccetera, pensare come facevamo, ma effettivamente questi luoghi si riempivano senza niente, senza nessun tipo di promozione, senza nessun poster, senza nessuna pubblicità, si riempivano solo con il passaparola, perché è quello che dici tu, c'era questa fame, no? Incredibile, questa voglia di libertà. Mi interessava la storia di Nico anche perché attraversava questa fase qui, poi mi piaceva il fatto che fosse morta un anno prima della caduta del muro di Berlino e che non avesse fatto in tempo a vedere il cambiamento nella sua Berlino. Eh sì, altre macerie. Lei è morta che la Germania era ancora divisa, e Questa donna così strana, questa donna che sembra che non sia interessata alla storia, ma che in realtà attraverso il bellissimo film di Susanna... Ma poi ne parlava continuamente. Ma è questa la bellezza del tuo film, perché lei, che è anche un po' un Joker, perché io lo amo molto Nico in questo film, perché è una tossica ma è anche estremamente lucida. I tossici d'altronde sono anche dei ecco, no, questo ti volevo sono dire, furbi, ma perché... nei film sui tossici non hai parlato di Caligari, insomma. Cioè, Amore tossico ha molto più di Trainspotting, è un film straordinario, no, su questo argomento. Sì, è vero. No, nel vero, senso che poi Trainspotting, per carità, mi è piaciuto anche a me all'epoca, però era un film che poi molto barocco, no? Mentre invece la cosa che appunto lui che si tuffava nel bagno, ti ricordo tutte quelle cose, mentre invece la cosa che io invece adoro di Amore tossico, che è uno dei film più belli, secondo me, appunto, sicuramente forse il film più bello sull'argomento, è anche proprio la rozzezza di questa cosa qua, perché appunto la droga non è... Cioè il racconto cinematografico della droga tante volte, e in Trainspotting è così, è idealizzato, ed è sbagliatissimo questo, perché la droga è il vomito, è lo schizzo di sangue, appunto il cesso dove ti vai a fare, ma non dove poi ti tuffi, cioè non so come dire,
mi sono rivista Christian F, ragazzi, lo zoo di Berlino, che non, sì, no, non è un bel film, cioè, no, almeno non, no. Per curiosità prima di fare Nico, però alla fine la cosa che a me mi piaceva è il rapporto di Nico con la droga, che poi appunto si esaurisce a un certo punto del film, che poi era la cosa che per me era importante, perché è vero che Nico verso la fine della sua vita ha trovato la forza di smettere, dopodiché magari avrebbe ricominciato, non lo so, però lei aveva smesso, ma questo è importante, però appunto era un modo di farsi molto, molto normale, no? Molto così, era una delle cose che lei faceva e che doveva fare. Questa cosa del piede mi è stata raccontata da Domenico Petrosino, che è questo cantante rock pisano che l'ha ospitata a casa, a cui è ispirato il personaggio di Thomas Trabacchi, che è grandissimo il film. E il fatto che lei si facesse nel piede me l'ha detto lui, che infatti mi ha detto lui aveva le braccia completamente, cioè, pulitissime, lei era massacrata nelle caviglie. Perché dovendo andare in scena... Anche questo l'ho trovato un vezzo carino, perché beh, comunque sì, è vero che è una donna che ha deciso di che sembra che non le importasse del suo aspetto, però per esempio anche quando mi ricordo pensavo a miei capelli, cioè mai in nessuna foto lei c'ha la ricrescita bianca, e sono sicura che Nico a un certo punto ha cominciato, certo, ad avere i capelli bianchi, mai da nessuna parte, non è truccata, poi è truccata a modo suo con le due strisce, certo, rosa, cioè lei ha trovato un suo look, non è che ha deciso di lasciarsi andare, una cosa completamente diversa. Lei ha trovato un'immagine nella quale si piaceva, per cui si faceva nella caviglia. Anche questo ci vuole una donna, lo può fare anche un uomo, diciamo, particolarmente sensibile, perché brava, cioè si poteva fare il cliché poi, certo, della donna allora che deve fare schifo, certo, allora tu devi, e invece brava Susanna, perché a un certo punto si capisce pure che Nico, allora intanto lei eccita degli uomini attorno a sé anche in questa fase così, certo, sgarrupata, perché comunque allora c'è chi le regala delle poesie di Wordsworth, c'è chi come il personaggio di Thomas che è fantastico, che è quello, però vedi, ho amato molto per esempio come tu rispetti il fatto che Nico affascini il personaggio di Richard, è meraviglioso perché è questo manager che lei prende in giro e che lei motteggia, che lei a un certo punto anche insulta, perché dice che sei un comunista, quando lei appunto non ha, si capisce che non ha per niente simpatia per i comunisti, lui dice no, ma io vengo dalla tradizione socialista, laburista. Lei viene dalla Germania divisa in due. Gli dice una balla sul padre, che è una cosa che ho adorato, gli dice una balla sul padre perché si sente, perché si sente in colpa all'inizio, cioè hai creato un personaggio molto affascinante, perché sembra tanto burbera, sembra tanto stronza, un po' lo è, ma un po' anche no, e poi noi ci entriamo dentro senza arrivare, come dici te, a una chiusura, no? Da racconto perfetto, no, tu lasci apertissimo il racconto, e questo è un segno di grande stile, secondo me, di grande personalità, e mi permetto di dire anche di grande rispetto per un soggetto così strano, che tu non vuoi raccontare tutto, la trappola del biopic, vuoi raccontare a malapena dei frammenti dell'anno, con questi uomini che se la contendono, ed è chiaro che Nico verso chi va verso questo uomo sornione, altra scena stupenda, la spaghettata, questo uomo sornione che l'ha capita, che la capisce più di quello che viene dall'esperienza socialista, che in un certo senso è un borghese progressista, che però che Nico non riconosce. Io ho amato molto questa cosa, lei riconosce Thomas come uno della sua fauna, sì. Io con questo, con quest'altro, no. Perché è anche un po' paternalista, è un uomo armato delle migliori intenzioni, guardate che bello che è il personaggio del manager, poi alla fine Nico gli vuole bene pure a lui, spoiler, perché sì, capisce che quest'uomo è sincero, sì, ma però il personaggio di Thomas che la guarda, che aspetta, le dice vuoi che faccia una cosa? Aspetta sempre quello che dice Nico, e poi si mette lì, e è un uomo che Nico va verso più questo tipo di maschio, questa è una cosa bellissima, e guardate come si lecca i baffi, che non ha Nico la scena del limoncello, lì vediamo la prima volta che Krista ci pare, è la prima volta che ho visto
diciamo uno spiraglio di tenerezza in Crista e la volevo abbracciare perché tu sei molto brava a presentarcela come estremamente burbera, estremamente aggressiva. Perché io credo che lei fosse respingente e sono profondamente convinta di questo. Una delle cose che non sopporto dei biopic, a parte il fatto che vogliono raccontare tutto, è il fatto che poi mitizzano molto il personaggio, no? Cioè lo rendono, appunto, a proposito di miti, no? Lo rendono... Cioè danno per scontato che il pubblico dal primo momento deve voler bene a questo personaggio, quando non è vero, perché sono di fatto questi qui, le persone insomma famose un po', sono molto respingenti, ma forse tutti lo sono, cioè non nel senso che... Ed è bello che secondo me dare la possibilità al pubblico di entrare piano piano in connessione con Nico, perché se io avessi forzato... questa connessione fin dall'inizio, secondo me non l'avrei tenuta fino a Praga, non so come dire, mentre invece, e questo sì, non so sì. Quanto io l'abbia fatto consapevolmente, io la direttrice della fotografia, la stessa Trine, nella posizione della macchina, nei movimenti, nella camera fissa, nella distanza presa, appunto non ci sono primi piani fino a che non stanno nel furgoncino che scappano da Praga, eh? Cioè, nel senso che sì, sono primi piani, ma sono... Sì, è vero. Cioè, comunque non c'è macchina a mano, non c'è niente che ti porta a dire entro nella testa di Nico, no? Invece ti ci avvicini molto lentamente e poi però dopo Praga sei con lei per sempre. E questo io volevo riuscire a ottenere, non volevo che il pubblico si stufasse di lei, delle sue risposte, delle sue... No, perché poi vediamo, proprio perché siamo tutti esseri umani, a meno che qualche regista non faccia un brutto film su di noi e quindi diventiamo delle etichette, diventiamo dei simboli. Nico per esempio ha una grande debolezza che è umanissima, che Susanna conosce molto bene e che sta per conoscere, e cioè che sta per conoscere per la seconda volta, volevo dire, cioè Nico quando parla con Ari, che Ari pure qualche diciamo problemino ce lo procura al film e lo procura la mamma, diventa esattamente il contrario della persona che è, e cioè diventa quasi patetica in alcuni momenti. Questo è molto interessante. Ma io ti avevo detto che avevo scritto il soggetto di Nico subito dopo aver fatto Cosmonauta, e naturalmente c'era Ari comunque, no, il figlio, però poi alla fine il film di Nico l'ho fatto dopo aver avuto mia figlia. In realtà credo che da questo punto di vista l'elemento della maternità, senza retorica, perché comunque se ne parla poco di Ari nel film e si vede poco, però si capisce che c'è molto, però lei... perché è seminato, che è un pensiero costante per lei, e forse è cresciuta dentro di me proprio perché avevo avuto questa esperienza, e in due modi diversi. Da una parte il senso di inadeguatezza costante, no? Comunque che qualunque tipo di madre sei, non sarei mai la mamma giusta, ecco, perché poi comunque a questi bambini li porti, no, tutto il bagaglio di... però a me piaceva molto come Nico non si strappasse i capelli per questo, cioè lei era molto lucida anche rispetto a quello che era stata la vita di Ari, e Ari era molto lucido, è molto lucido anche lui su questa cosa, che appunto io Ari l'ho incontrato, ci ho parlato, e mi ricordo che gli dicevo... Durante l'intervista gli dicevo: ma tua mamma era preoccupata quando tu ti tagliavi le vene? E lui mi rispondeva: ma certo. E io pensavo: ma che domanda del cavolo ho fatto? Cioè, nel senso che è ovvio, no? Che quelle sono delle sofferenze grosse, e non per questo necessitano una sottolineatura. Quindi io ho trovato, anche proprio incontrando Ari e vedendo come Nico parlava di Ari, la chiave, il modo di raccontare questa sofferenza senza drammatizzarla troppo, quindi tenendola comunque anche quella a una certa distanza. E poi la grossa scoperta che uno fa, scoperta poi, cioè, insomma, non è che si può anche non farli i figli, non è che adesso voglio dire che è la cosa più... Però è una forma di amore completamente incondizionato, no? Certo. Questa cosa dell'amore perfettamente corrisposto, cioè... Tu ami questo essere, sai che questo essere
e ti ama disperatamente, in un modo, sei tutto, soprattutto per i primi anni, poi a un certo punto comincia invece a contestarti prestissimo, poi già 3 anni e mezzo comincia a vedere i tuoi difetti, però all'inizio c'è questa cosa qua e la frase della canzone, insomma, che poi l'ha cantata Nat King Cole, l'ha cantata David Bowie, e la canzone The Greatest, cioè la cosa più importante, che canta Nico nell'hotel, che non è una canzone che Nico ha mai cantato, ma che io ho messo lì dentro proprio per questo contenuto qui, cioè la cosa più importante che tu potrai imparare, amare ed essere riamato di tanto amore, di altrettanto amore, no? To love and be loved in return. E per me quello è l'amore materno. Ed è quello che io ho riscontrato intervistando Ari, il suo amore completamente incondizionato nei confronti di questa mamma che oggettivamente ha fatti tutti i colori, ce l'ha trascurato, l'ha abbandonato, però lui per sua mamma c'ha giustamente un amore così, che non è assolutamente condizionato né messo in questione da niente. E questa è un'esperienza forte che sicuramente io ho portato, perché l'avevo fatta nella mia vita e l'ho portata nel film. Per cui alla fine tutti parlano di Nico, con chi è stata, con chi non è stata, Jim Morrison, eccetera, eccetera, ma il grande amore di Nico ovviamente è Ari, cioè è quello, no? Ed è intorno a quello che si costruisce la sua vita, soprattutto nella parte finale. Jim Morrison è importante, adesso lasciamo Susanna. Sì. Jim Morrison è importantissimo nel film, non per la fellazio raffigurata nei Doors di Oliver Stone in ascensore, quella è la Nico dell'immaginario di un masculo bello trucido come sa essere Oliver sometimes, quindi quella è la scena appunto dei Doors di Oliver Stone dove c'è Nico, ma Nico è anche nella Dolce Vita di Fellini, recuperatela quando Mastroianni la becca a via Veneto e lei lo porta, quello è Nico davvero poi. Cioè, poi c'è l'amico dei film di Philip Garrel, della fase Garrel, insomma, che personaggio interessante e che persona complessa e interessante che doveva essere. Il film di Susanna, che poteva essere un disastro, ma c'è qualcuno che quando tu sei cominciata, poi basta, poi sei libero, ma c'è qualcuno che ti ha detto tu sei matta a fare una cosa, ti puoi fare veramente male? Guarda, io ho avuto la fortuna di avere dei produttori che ci hanno creduto subito tantissimo fin dall'inizio, Gregorio Paonese e Marta Donzelli, e naturalmente intorno a noi succedeva che qualcuno ci dicesse così e noi ogni tanto ci guardavamo e un po' ce lo dicevamo, ma staremo a fare. Cioè, è una follia. Tu hai fatto una follia, ma però loro erano molto, sono stati completamente dentro il progetto e ci hanno creduto e hanno gioito e sofferto con me, quanto me, dall'inizio alla fine, cioè, e hanno creduto in questa operazione, in tutto il, però certo è chiaro che ogni tanto se ci dicevano ma che fate. Nicchiarelli, visto che, ultima domanda, visto che tu magari, peraltro mi fa molto ridere farti questa domanda pensando a come tu ormonalmente stai in questo momento, a parte dopo la tortura, grazie Susanna, scusaci per questa pressione fisica, però insomma ci avrai altri pensieri, ci avrai altre sensazioni, stai per fare una delivery molto più importante di un film, però io te lo devo chiedere. Tu in questo momento si sa, perché è pubblicato, che c'è un nuovo progetto che ha un altro bel nome iconico nel titolo, dopo Nico passiamo a Marx. Marx, ricordatevelo, era in quella cosa alla Grease che Vannucci le fa, il background scenografico molto divertente della sezione del partito del Trullo in Cosmonauta 2009, l'esordio alla regia nominata al David di questa signora al secolo, Susanna Nicchiarelli. Miss Marx è il tuo prossimo film. La domanda è: ti vedi adesso, ne abbiamo parlato un po' fuori onda prima, ti vedi adesso in questo momento possibile per un regista italiano di essere un regista del mondo? Tu poi sei adatta perché c'hai l'America nelle scuole, l'abbiamo scoperto, e
No, poi Nico ha avuto, cioè è stata venduta nel film, è stato venduto in tutto il mondo. C'è una grande popstar che lo ha amato. Madonna, l'ho visto, sì. Madonna, andava fuori di testa. Ma adesso esce negli Stati Uniti e ha un ottimo distributore negli Stati Uniti, per cui questo probabilmente a me e ai miei produttori apre delle possibilità rispetto a questo nuovo progetto. In realtà il nuovo progetto appunto è la storia della figlia più piccola di Karl Marx, che è un personaggio straordinario, estremamente contraddittorio, una storia stranissima, molto sorprendente. E Eleanor Marx si chiama lei, e appunto il film si chiama Miss Marx, perché poi lei ha avuto questa lunghissima storia d'amore tragica e terribile con quest'uomo, ma non si è mai sposata, è rimasta sempre Miss Marx. E non ha fatto figli e insomma, a parte poi la storia di Eleanor Marx, è comunque anche questa è rischiosissima. C'è un film ambientato, cioè gli anni del film, la sceneggiatura, insomma, sono in fase di, insomma, sto lavorando la sceneggiatura, gli anni del film sono 1883, che è la morte del padre di Eleanor, cioè la morte di Karl Marx, e poi 1898, fino al 1898, che è la morte di Eleanor. Quindi diciamo che è un film ambientato nell'Ottocento, ecco, possiamo dire questo, negli ultimi anni dell'Ottocento, che dal punto di vista dell'immaginario a quale attingere è un rischio grosso anche questo. Infatti mi fa impressione quando dici: ah, hai rischiato, poteva venire male. E ogni volta uno rischia. Tu rischi, in fondo. Se no non è divertente, devo sì. dire la verità, che se no non è divertente. E poi secondo me ti si ritorce sempre contro, cioè se cerchi di fare qualcosa che invece è un po' più safe. Eh sì, poi alla fine fai delle cose senza vita. Però è anche la carriera, Susanna. Tu hai amato molto Dogman, per me Dogman è una soluzione iper safe. Ma di Matteo... proprio no, non sono assolutamente... Ah, molto interessante! Questa è la prossima chiacchiera con la Nicchiarelli, dove scherziamo su Dogman. È un film meraviglioso ed è, non è assolutamente un passo indietro, è mille passi avanti. No, io non stavo dicendo questo. Non è un film meraviglioso, è un film, diciamo, molto solido all'interno della filmografia di un regista che vuole sopravvivere. I registi devono voler sopravvivere, lo dico dal mio punto di vista, poi voi magari la pensate in modo diverso, e i registi vanno avanti nel tempo e nella storia, anche nella loro storia, nella loro filmografia. Dogman è una remake dell'Imbalsamatore. No, proprio no. Cioè, oh, quanto tempo è che non vedi l'Imbalsamatore? Beh, ci ho fatto un saggio, tesoro mio, proprio 2 settimane fa, rivedendola attentamente. E quindi, oh, mi piace, questa è, vedi, volevo questo, sembra il copione, lo scazzo con la Nicchiarelli, non siamo d'accordo, ci rivedremo tra 35 anni, quando sarai ancora incinta, perché non siamo d'accordo, nel senso che... Ti stai muovendo tantissimo, non è assolutamente d'accordo con quello che dici tu qua. Anche a me piace, però è proprio una scelta safe. Di uno arrivato a un punto in cui parliamo di questo perché non siamo d'accordo. Con Miss Marx sarà il quarto lungo. Poi Susanna ha fatto corti, ha fatto pure cose con l'animazione, con gli animali, divertentissime. Sì, gli animali sono un'altra mia passione insieme alla musica. Allora chiudiamo la video intervista con due, che me la so scritta perché mi è troppo, due gagnette, 28 topolini, due ratti, insetti. Qua perché ho scritto semi? Sì. Semi? Semi di piante, funghi, alghe marine, batteri. Questo è... l'equipaggio dello Sputnik 5, 19 agosto 1960, sì. E... è un cartone animato in stop motion che ho fatto con i B5, Bertani 5, che sono degli animatori bravissimi. E Lorenzo Terranera, eccetera, con gli animali in plastilina, che ho fatto, che poi era stato distribuito in testa insieme a Cosmonauta. E poi ne ho fatto uno anche che è andato insieme alla Scoperta dell'Alba, che si chiamava Esca Viva, su due pesciolini. Devo rifare delle cose di animazione. Dopo questo litigio a favore di camera su Dogman e l'amore di Susanna per l'animazione, ha fatto animazione stop motion, Sputnik 5, fighissimo. Ultime torture, tu fai cose corte, sai che mi piace a me sta roba? Sì. Brava, ma lo sai che anche questo non è molto... Cioè, sono preoccupata che la sceneggiatura di Miss Marx mi è venuta
un pochino più lunga, ma un pochino più lunga significa 100 pagine, cioè 100 minuti. Brava. Cosmonauta è 85. La scoperta? 89. Nico? E Nico è qualcosa di più, 93, 94. Sì. Però pure con i titoli di coda, cioè, brava! Sì, no. Anche questa è una cosa che mi piace un sacco. Io credo che sia una grande presunzione fare film lunghi e tenere la gente. No, ultima parole famose, Miss Marx di Tsunami Crai 126, anzi, però, come loro sa, Miss Marx 1, Miss Marx 2. Woody Allen li fa tutti i corti, che è il mio, uno dei miei miti, ovviamente. Quindi lui li fa tutti i corti. Benissimo. E il futuro sarà International, Miss Marx, chissà chi sarà Miss Marx. So. Benissimo. No, futuro, lo dico, il futuro sarà International, oppure sarà. Ci potrebbe essere un bellissimo rientro sull'animazione, pensate che strana regista, vedi, anche lui adesso viene in prova, è finito, questo è il mio androide. Ma nessuno vedrà mai una cosa di un'ora e mezza. Eh? Ma si fa bene, la vedranno due gagnette, 28 topolini e come fate? Ma lo sapete se lo vedono fino alla fine? Poi? No, non lo sappiamo. Sì. Che domanda è? Ci sono le visualizzazioni. E le visualizzazioni però non sono fino alla fine. Magari sono i primi due minuti. No, adesso visualizzabile su YouTube. Ah, sì? Tempo ti guardano il video. Non la guardano questa cosa, non la guardano, non la guarderanno. Ma sti cavoli, io volevo parlare con te, con Carabetta che mi riprendeva. Ognuno ha le sue preferenze, di chiare. Che... No, figurati. È una truffa. No, è stato molto interessante anche per me, quindi. Sì, soprattutto perché sei gravida ed è un miracolo che non ha partorito. Ciao Susanna, chissà che cosa succederà. C'era uno che voleva fare il film sul pasticcere trotskista, il musical, magari ce lo fa prima la Nicchiarelli, che ama molto i musical e fa il musical con sua figlia, che carina quell'immagine. Mm-hmm. E poi c'è la stop motion, e poi c'è Miss Marx, e poi c'è Il Rischio e il cinema di Susanna Nicchiarelli, con donne belle scorbutiche, belle in gamba, belle, simpatiche. A me mi piace tanto il tuo senso dell'umorismo. Mm-hmm. E ti ringrazio molto per essere stata qui a parlare. Per 88 minuti. Grazie Paolo Carabetta, grazie Mirko che monterà leggermente di più, perché ci abbiamo avuto il momento di Susanna che ha interrotto per una visita alla toilette minima. E ringraziamo chi ha reso possibile questa video intervista, ha rotto le scatole, a Jacopo Sgroi, che è l'uomo che mi ha mandato tutti questi bellissimi DVD dei film di Susanna Nicchiarelli. Questo qui è il suo film maledetto, questo è il suo sogno d'oro, sarà un cult tra 20 anni, La scoperta dell'alba. Nico è il filmone del grande consenso, adesso tutti dicono che Nicchiarelli ha vinto e questo è un momento difficilissimo per un artista, quando c'è un momento che gli dicono che ha vinto. Ogni volta è un momento difficile, uno non può stare mai tranquillo, no, uno sta tranquillo se fa il critico. Marco poi si fa critico. 85 e questo 83. 83. 83 Cosmonauta. La Nicchiarelli è coerente. La Nicchiarelli è coerente perché Nicchiarelli dice già. Nicchiarelli è troppo, perché come chiacchierare sì, Nicchiarelli sì. Non ha senso. Allora. Grazie Susanna, grazie a Jacopo Sgroi, grazie a Studi Punto Virgola. Grazie a te delle cose belle che dici sempre sui miei film. Sono tutte finte, sono tutte false, è tutta una truffa, vabbè. È tutto sbagliato. Ciao Bad Taste!